Avete visto i ragazzi, ormai già scalpitano perché sono desiderosi di dare il via alla partenza di questa quarta puntata, questa quarta gara che vedrà ovviamente contendersi un nuovo piatto e vedremo chi sarà il vincitore. Però prima di cominciare di presentarvi i nuovi chef dobbiamo scoprire chi voi avete decretato come piatto migliore attraverso la nostra pagina di Facebook di Mattina 9. Quindi vediamo chi ha vinto per voi attraverso Mattina 9. Vince la nostra Maria Michela Costantino, che quindi passa il turno con 444 punti e tornerà dunque a trovarci. Complimenti a Maria Michela, che se non erro aveva vinto anche qui in diretta durante la puntata, la terza puntata di Scuole ai Fornelli. Pronti per cominciare? Allora vi presento i nuovi sfidanti di oggi, giovanissimi chef. Abbiamo con noi Antonio Santoro, buongiorno Antonio, dell'Istituto Ferraioli di Napoli. Buongiorno sì. Antonio, ben trovato. E invece alla mia sinistra abbiamo Malvina Ruotolo del Carmine Russo di Cicciano. Buongiorno ragazzi. Allora, come di consueto, ovviamente il nostro chef Ferro, che fa parte della giuria, sceglie gli ingredienti. Gli ingredienti che i ragazzi ovviamente non conoscono, dagli stessi dovranno ideare una ricetta per la giuria, prepararla per scoprire se poi piacerà alla nostra giuria. Scopriamo insieme gli ingredienti? Allora ragazzi, adesso attivate la mente, perché questa è la parte un po' più difficile, perché dovete cominciare a cucinare. Con quali ingredienti? Con questi DMD. Vediamo quale ha scelto Chef Ferio per voi. Eccoli qua, in bella mostra per voi. Allora, c'è della pasta. Una pasta, sono due tipologie di pasta, perché potete scegliere tra la pasta mista e le penne che vedete qui in bella mostra. Abbiamo poi le patate, abbiamo il guanciale, abbiamo delle cozze, eccole qua, le cozze si vedono, il datterino rosso, la cipolla ramata, del basilico e delle scaglie di grana. Questi gli ingredienti, dobbiamo il tempo a questi giovani chef, allora, di inventare la ricetta da far gustare alla nostra giuria. Quindi Claudio, a te la linea per salutare la nostra giuria. Claudio, buongiorno a tutti. Giudice a sorpresa quest'oggi Massimiliano Rosati, lo ripetiamo, titolare del Gran Caffè Gambrinus e del buongiorno Claudio. Ristorante. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi naturalmente Chef Ferio, che ha scelto gli ingredienti. Buongiorno, buongiorno Claudio. Buongiorno a te, Chef. Intanto, come sempre, prima battuta ti chiederei la giustificazione. La giustificazione di questi ingredienti. Mi andava di mangiare un po' una pasta e fagioli. Ecco. Rivisitata e con l'aggiunta abbiamo aggiunto le cozze per vedere se riusciamo ad evolvere questo piatto. Non diamo troppi consigli ai ragazzi, infatti, però, le due paste perché possiamo fare un'evoluzione con gli ingredienti, quindi la pasta mista, il classico della pasta e fagioli, e poi ho messo le pennette, che si potrebbe realizzare un altro bel piatto. Vediamo sì, se io direi che insomma la cozza è un ingrediente abbastanza complesso da inserire in un piatto così tradizionale. Sì, anche perché solitamente abbiamo i fagioli con le cozze, non le patate, quindi alla fine comunque la cucina è sperimentazione, quindi vediamo cosa ne viene fuori. A me le patate e le cozze ricordano un piatto pugliese, dove sono grandi fruitori delle patate e le cozze assieme, però c'è stata una notevole aggiunta di ingredienti, quindi credo che i ragazzi potrebbero stupirci nella scelta degli ingredienti e nella produzione del piatto. Vediamo un attimino. Andiamo a vedere insieme, Mario, a te. Allora Claudio, grazie e saluto anche io la giuria. Noi abbiamo dato il tempo ai nostri giovani chef di ideare una ricetta con gli ingredienti prescelti appositamente dal chef Ferio, e chiedo per galanteria a Malvina che cosa hai deciso di preparare e quali ingredienti utilizzerai soprattutto. Utilizzerò sicuramente la pasta mista e, con le patate, cozze e pomodori, e facendo una pancetta croccante con un formaggio. Quindi tutti gli ingredienti, sì. Hai scelto però la pasta mista. Sì. Hai dato un titolo anche a questa ricetta, di modo da
essere un po' più semplice per, sì, per l'assaggio. Come, sì, la chiamiamo? Una pasta, diciamo, modernizzata. Una pasta modernizzata. Sì, allora, moderna. Pasta moderna per la nostra Malvina. E invece chiediamo ad Antonio che cosa decide di preparare e soprattutto quale pasta decidi di utilizzare. No, ho deciso di usare anch'io una pasta mista, però mantecata con una parmigiana di patate e emulsionata con i sughi di cottura delle cozze e le cozze stesse. Come chiamerai questo piatto? La cremosa. La cremosa, quindi la cremosa per Antonio Giuria e invece una pasta moderna per Malvina. Siamo pronti perché, ragazzi, voi avete solo 15 minuti di tempo per preparare questa ricetta e farla poi gustare alla nostra giuria. Vai con il tempo! Oggi presentiamo un piatto forse tipicamente pugliese, lo chiedo a Gianmarco Ramo, complesso un po' da preparare. Assolutamente sì, oltretutto non fa parte della nostra tradizione, fa parte della tradizione nazionale, un piatto che troviamo spesso in Puglia accostato al riso e non alla pasta mista che invece esatto. è più della nostra regione, è utilizzata molto di più nella nostra regione. Sì, 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 fanno riso, patate e cozze, oltretutto lo fanno bene abbrustolito sopra, con questo strato di patate sopra abbrustolite. Sì, perché lo mettono nel forno. Lo passano nel forno, dopo aver fatto questa sorta di risotto poi viene infornato nel forno a legna. Io nel frattempo però stavo parlando con loro e ci stavamo confrontando un pochettino sui piatti che stanno preparando i ragazzi. Diciamo che l'idea di base è quella lì che un po' aveva anche Erio, però entrambi poi stanno riproponendo... No, io avevo un'altra idea. Ah, ok, sì, allora... Ero partita... Antonio, il ragazzo? Sì. Esatto. Antonio mi ha letto quasi nel pensiero. Io avevo proprio pensato una pennetta con... Non svelare troppo, poi... No, tanto hanno iniziato con la crema parmentier e cozze e guanciale. Avevo pensato all'origine. Croccante. Esatto, quindi ha sostituito solo le pennette alla pasta mista, quindi sono molto curioso di vedere il risultato finale. Massimiliano. Sicuramente già dalle prime impressioni hai un orientamento, perché i ragazzi mi sono sembrati decisi, cioè hanno già le idee chiare su cosa fare. E sicuramente è da sperimentare, da provare, perché da un lato il Antonio, sì, mi sembra che ha detto che voleva fare una crema, un potage, sì, mentre la ragazza voleva tenersi più tradizionale con la pasta e patate con le cozze. E vediamo cosa succederà. Infatti, io stamattina ero tranquillo che non c'era Maria Bertone, che saluto e gli mando un bacio, ma sono ripartito un'altra volta da capo. Probabilmente li ritroveremo anche nei menù dei vostri ristoranti. Sì, un bel piatto, io ho fatto... Tu fai da 30 anni, cioè. Sì, mestiere da cuoco, sì. Il piatto che sta realizzando Antonio è un piatto che faceva il mio vecchio chef molti anni fa, con la crema parmentier, con delle cozze disidratate e il guanciale croccante. Lo mangiava il personale all'epoca. Molto oggi è diventato un piatto... Oggi è diventato quasi di lusso. Esatto. Abbiamo un po' tutta l'alimentazione. Esatto, la pasta mista gliel'ho aggiunta proprio per il motivo, quando si parla di patate si pensa subito alla pasta mista, alle paste e patate. Quindi l'ho messa perché doveva essere messa praticamente. Però non era quello l'intento, ecco, era quello di realizzare un nuovo piatto e Antonio... Diciamo anche una cosa, Massimiliano, che qua però abbiamo degli chef sotto pressione, perché qua sì, si tratta di una sfida, comunque sono ragazzi che studiano per diventare grandi chef, quindi sai che è una cosa un attimino diversa rispetto allo stare in cucina in un ristorante. Ha detto la cosa giusta, perché alla fine è un conto stare nei propri ambienti, nella propria cucina, in cui hai tutto già preparato e selezionato, è altra cosa che ti danno degli ingredienti a sorpresa e tu in un nanosecondo devi dire va bene, facciamo questo. Volevo accodarmi a quello che diceva Elio, perché è una cosa giusta, cioè a volte quando fai questi prodotti diciamo rivisitati, magari utilizzare una pasta nuova ha il suo perché,
Invece Elio, a quanto pare, ha voluto mantenere con la pasta mista un tocco di tradizionale che si lega alla pasta e fagioli. Quanto e patata, si rischia, secondo te, a fare un piatto del genere? Ma rischiare è sempre buono, però diciamo che la prova l'hai soltanto quando al momento dell'assaggio. Quindi è tutto da scoprire. Oltretutto, chi non si assume il rischio non corre poi il rischio di vincere. Esatto, infatti. Quindi di conseguenza fanno bene ad assumersi questi rischi, pur non essendo nelle loro cucine, pur non essendo preparati a tutto ovviamente, però fanno bene comunque a proporre dei piatti complessi e degni di una gara. Intanto Gianmarco, con la coda nell'occhio, osserva ogni tratto, ogni passaggio della preparazione. È vero, perché io nel frattempo a Ledul guardo i ragazzi che stanno lavorando freneticamente in cucina. Sì, io li vedo ragazzi, io sono un privilegiato. Ah. E quindi di conseguenza No, perché è interessante vedere anche la manualità dei ragazzi. La manualità, io stavo infatti osservando i tagli che stanno facendo, perché c'era Malvina che stava, anzi a dire il vero, sia Malvina che Antonio erano impegnati appunto al tagliere e stavano sminuzzando tutto. A proposito di manualità, chef, io sono solo curioso, volevo sapere, la cottura della pasta la fanno risottata o sbollentata? Torniamo qui in cucina, quindi vuoi sapere se è sbollentata, chef Ferio, oppure risottata. Allora, Antonio, come sarà? 50 e 50. 50 e 50, quindi dobbiamo vedere la procedura. Ancora non ho cominciato per quanto riguarda la cottura della pasta, chef Ferio, però Antonio ha cominciato già a cuocere le cozze, si è le messe da parte e adesso ha cominciato a tagliuzzare a dadini, a tocchettini piccole, le patate che sta cuocendo, che sta friggendo, sta facendo rosolare. Adesso sta cuocendo la pasta. Il procedimento invece di Malvina, che realizza per voi, giuria, una pasta modernizzata, moderna, però diceva bene Massimo, c'è il tocco comunque della innovazione ma della tradizione, perché hanno scelto precisamente la pasta mista. La nostra Malvina ha preparato un qualcosa che è già in forno. Possiamo dire, Malvina, possiamo preparare, possiamo svelare? Sì. Allora, nel forno lei ha lasciato cuocere lo speck, che è diventato croccante ancora nel forno, e abbiamo anche quest'alga, non so se si riesce a scorgere, giuria, una alga anch'essa cotta nel forno. Perché? Possiamo chiederti perché, qual è la procedura che utilizzerai? Adesso hai cotto già le cozze. Sì, mi piacerebbe dare un tocco croccante al piatto a fine preparazione. Quindi ti occorre per la preparazione, per dare quella croccantezza da restituire a questa pasta moderna. Esatto. Allora, continua la lavorazione, intanto Antonio ha già calato la pasta, vediamo come la preparerà, chef Ferio, perché è una domanda che hai chiesto. Possiamo dare qualche dettaglio in più al nostro chef Ferio? Certo. Del 50 e 50, come procederai per la cottura della pasta? Una, perché sono interessati in giro. Una mezza cottura bollita e poi, diciamo così, un'ultima azione della cottura nella crema di patate. Nella crema di patate, perché non vi dimenticate che il piatto di Antonio si titola proprio La Cremosa, e quindi le patate ovviamente avranno un'altra procedura di lavorazione. Procede con lo speck Antonio, che sta friggendo in un poco di olio. Vero Antonio? Quindi, chef, non è la tua maniera, alle volte tu lo speck in cucina, nel nostro Cucinando con Medì lasci che sia lo stesso, il grasso dello stesso speck, no? Rilasciare quel liquido, invece in questo caso Antonio ha inserito ancora un poco di olio. Non so, giuria, avete bisogno di fare qualche altra domanda? A te, Claudio. Malvina. Allora, ha usato un ingrediente che non c'era nella ricetta, ha usato l'alga, mi fa... che io avevo messo semplicemente nelle cozze per dare un po' di colore alla bustina, e mi fa piacere, sono felicissimo. Recupero, non so, ed emozioni, lei si è fatta via dell'emozione, ecco, ed emozione, bellissimo. A proposito di emozioni, a questo punto, come facciamo sempre, coinvolgerei il pubblico di ragazzi che, insomma, scalpita per entrare in azione a loro volta, sono dei colleghi dei ragazzi che, insomma, cucinano, conoscono bene la cucina e soprattutto riescono a interpretare il sentimento dei loro amici e colleghi, no? Perché stanno provando dei sentimenti di emozione, no? Forte durante questa gara. Sì, ragazzi, li vedo molto Alberto. Alberto. I ragazzi li vedo molto concentrati, sicuri di quelli che fanno, e ovviamente io faccio il tifo per il mio compagno di classe Antonio. Come lo trovi ai tornelli? Sei emozionato? Molto, no, molto sicuro di sé. È una sua caratteristica principale, molto sicuro di sé. Sì, sì, sì. Porta sempre bei piatti al tavolo. Perfetto. Un commento su questo piatto, sulla scelta anche della preparazione, secondo te?
È un piatto rischioso, però confido in lui, confido in quello che fa. Hai capito, chef? Questi sono, sono i cuochi del futuro, gli chef del futuro. Abbiamo bisogno di queste persone così. Assolutamente. Gianmarco. Sì, appunto. È bello. Secondo me l'elemento insomma, fondamentale in questa sfida è proprio la tensione, la pressione di avere quel tempo a disposizione per preparare comunque un piatto molto rischioso. Questo è quello che caratterizza un po' tutte le competizioni, diciamo, ovvero il fatto che avere cioè, l'esistenza di un avversario che nel contempo sta preparando un piatto e potrebbe batterti, o per meglio hai voglia tu di vincere, diciamo che ovviamente crea tensione, ma è bello che sia così. Sotto l'occhio ostile della telecamera, tra l'altro, Massimiliano. Sì, ma tra l'altro io vedo che i ragazzi sono anche abbastanza sicuri di sì. Volevo fare una domanda, sì. Alla fine, quanti anni hanno? Cioè, che essendo di scuola sono dei ragazzini. Sono cioè... Il quinto anno. 18 anni forse, qualcuno sono, di meno. 18 anni. Sono bravi perché vedo anni, che sì. Si muovono con disinvoltura. Quindi hanno... è importante. L'età crocefia in cui poi scegli il tuo percorso alla fine. Ma nessuno ha usato la cipolla, o sbaglio? Stavo pensando la stessa cosa. Nessuno ha usato la cipolla. Gli puzzeranno le mani. Il lacrime agli occhi. Lo chiediamo immediatamente perché, per quale motivo hanno omesso la scelta della cipolla ramata. Malvina, perché non hai scelto la cipolla? Non ti piaceva con... ancora non l'ha utilizzata, un attimino, perché il tempo ancora non è scaduto, Giulia, quindi hanno ancora un po' di tempo appunto per preparare ancora questo piatto moderno per la nostra Malvina. Possiamo chiederti quando utilizzerai la cipolla e su cosa la abbinerai precisamente, Malvina? Sì, la utilizzerò per saltare poi la pasta, le patate e le cozze. Quindi per un'ultima procedura, un ultimo tocco, giuria, a questo serverà la cipolla ramata. Adesso chiediamo anche ad Antonio però se avrà intenzione di utilizzarla o meno. Antonio, la cipolla ramata, chef Ferio, la giuria voleva sapere se è una scelta l'omissione della stessa oppure no, la utilizzerai oppure no? Credo che comunque con le cozze avrei preferito l'aglio. Avrebbe preferito l'aglio, chef Ferio, quindi a questo punto una domanda mia personale, magari potrebbe essere di suggerimento, chissà, per i nostri ragazzi. Questa cipolla ramata che tu hai scelto, quando avrebbero potuto inserirla e in che maniera? Dai questo suggerimento. Allora, la cipolla ramata è stata scelta per due semplici motivi. Non c'è pasta e patata se non c'è sta cipolla come base, come fondo. Io l'ho concepita sotto un altro aspetto, l'avrei fatta... una cipolla caramellata anche in padella ci stava tranquillamente. Anche su quell'ingrediente io volevo alzare la posta, volevo prendere più qualità di patate, tra cui la rossa, la bianca. Poi alla fine ho scelto la bianca, che è quella classica, che è più comune, è quella più adatta. Ma guarda, come tutte le cose, mai dare nulla per scontato, perché può sembrare un piatto semplice, ma è un piatto molto complesso. Molto amido. Molto. E infatti volevo chiedere ad Antonio, ha detto io la cottura, metà cottura in acqua a sbollentare, poi l'altra metà cottura. Ma nel frattempo le patate come le ha preparate? È anche molto difficile, perché l'amido delle patate comunque... Incide molto sulla cottura della pasta. Incide molto nella cottura della pasta, perciò vediamo il risultato finale. Assolutamente. Mario? Specifichiamo, chef Ferio, che Antonio le ha già preparate un po' le patate, perché lui le ha prima rosolate in un primo tempo e adesso sta procedendo con questa cremosa, quindi le ha mixate. Non è ancora completo il piatto di Antonio, ovviamente stanno ultimando la loro preparazione e allo stessa maniera anche la pasta ancora deve terminare la sua cottura, quindi aspettiamo un attimino e vediamo tutti gli ingredienti. Quello che in realtà manca forse ad Antonio, e magari mi correggete, è la presenza non solo della cipolla ramata che ha scelto di non utilizzare, ma anche del datterino, un datterino che invece la nostra Malvina ha utilizzato e lo ha cotto nel forno, giuria, insieme allo speck e insieme all'alga, sebbene con una tempistica differente. Diversamente invece Antonio non ha ancora utilizzato il datterino. Gli chiediamo se lo utilizzerà oppure lo eliminerà, così come ha fatto con la cipolla ramata. Antonio?
No, non lo userò. Neanche il datterino, perfetto. Ho preferito la semplicità. Semplicità, quindi la cremosa, il piatto del nostro Antonio, ha eliminato la cipolla ramata, ha eliminato il datterino. Una pasta moderna con un tocco di tradizione, come diceva Rosati, per la nostra Malvina, perché c'è la pasta mista prescelta, ma abbiamo questo tocco di innovazione in questa pasta moderna. Possiamo chiederti però, Malvina, qual è l'innovazione che restituisci al piatto che presenterai alla nostra giuria? Appunto ho messo l'alga di mare per dare proprio un sapore di mare alle patate, soprattutto anche l'abbinamento di formaggio, mi piace il gusto. Quindi inserirebbe anche la schetta di formaggio, infatti esatto. Vedete giuria, abbiamo la patata che resta così intatta. Chef Ferri, molte volte tu consigli alle volte quando cuciniamo in cucina di lasciare intera l'ingrediente, in questo caso la scelta di Malvina cade proprio su questa variante. Abbiamo inserito le scagliette di parmigiano, ma tu da grande cosa vuoi fare? Rispondiamo anche a Gianmarco Ravo. Vorrei diventare una chef. Sì. Quindi una chef. Sì. È difficile, però diciamolo anche sì, adesso in questo momento. I ragazzi sono straordinari. Convengo con quanto dice Massimo Rosati, perché non è facile, al di là delle telecamere, come dice anche Claudio, riuscire in pochissimo tempo, in 15 minuti di tempo, a realizzare una ricetta elaborata, una ricetta articolata, specificando che gli ingredienti effettivamente loro li conoscono solamente ad apertura di trasmissione. Non sanno quindi effettivamente quali ingredienti si troveranno dinanzi e come li dovranno preparare. 15 minuti sono pochi, poi lo spazio è, come vedete, è un po' ridotto, quindi anche la gestualità, la movimentazione è abbastanza difficile. Claudio, a te per la nostra giuria, se vuole porre qualche domanda, non so. Stavo parlando prima con lo chef Elio. Volevo capire come per bene, come la ragazza Malvina stava utilizzando l'alga, perché è stato proprio un contropiede. Ma vorrei sottolineare anche una cosa: ho visto Malvina che innanzitutto ci diceva che da grande vuole fare la chef e secondo me ha ottime possibilità, anche perché ho visto lei mentre stava scolando il sugo della cottura delle cozze, l'ha passato e l'ha messo all'interno di un'altra padella per arricchire comunque di sapore l'altro impasto. Cioè, veramente, consapevolezza della preparazione. Assolutamente, io in loro vedo veramente una grande manualità, stanno alzando di tantissimo poi il livello anche anche comunque dei concorrenti precedenti, quindi davvero complimenti a questi due ragazzi che si stanno battendo con le unghie. Soltanto un secondo. Giovanni, conosco Malvina da 4 anni, e l'unica cosa che davvero gli piace la fa sempre, quindi confido molto in lei e spero che vinca. Sì, al lavoro ci piace davvero tutto e spero che un giorno potrà fare, sì. No, tranquillissima, la vedo molto. Sì, non è che... Sta lì, silenziosa, si sta facendo il suo match, nel frattempo praticamente sta continuando a cucinare, a spadellare. Poi ha usato il batterino, esatto. Come io l'avrei usato, ha fatto un pomodoro confit, bellissimo, ed è quello che è del mio pensiero. Sì, dai. Parli di Malvina, Claudio? Allora, Malvina, sì, sono gli ultimi secondi, sta preparando e sta impiattando in una maniera originale e straordinaria la pietanza che appunto la nostra giuria dovrà gustare. Anche la scelta appunto del piatto utilizzato è davvero singolare. Stiamo utilizzando tutti gli ingredienti, giuria, non voglio dire oltre per evitare di non sorprendere appunto la nostra giuria. Siamo pronti con il tempo, sta suonando il gong, 15 minuti terminati, 4, 3, 2, 1, ecco il gong. Ragazzi, eccoci qua, prontissimi, tra poco faremo assaggiare alla giuria i piatti preparati dai nostri sfidanti subito dopo la pubblicità.
Dunque, bentrovati a sfidarsi per questa quarta puntata di Scuola e Fornelli. Gli sfidanti, lo ricordiamo, sono Antonio Santoro dell'Istituto Ferraioli di Napoli e Malvina Ruotolo del Carmine Russo di Cicciano. Hanno preparato Antonio una cremosa, invece Malvina una pasta moderna, pronti per il giudizio finale. Vi aspettate? Niente, no, è arrivato già, quindi lo commentiamo direttamente. Chef, io passo, vado io? Passo a te il testimone. Thank you, thank you. Allora, anche perché avevo più fame io. Sì, come sempre. Però da un allora, bello già l'impiattamento, mi piace. Bravo, anche la scelta del piatto, mi piace. L'impiattamento infatti è molto interessante, bello colorato, vivo. Equilibrato, no? Sì. I colori anche. Sì, assolutamente. Sì, la cucina deve essere anche colore, quindi quando si prepara un piatto bisogna anche saper incuriosire il palato, si mangia prima con gli occhi, quindi alla fine quando dai un giusto equilibrio di tonalità di colori, vedi c'è il nero, il verde, il rosso. Chef, ti chiederei prima battuta così un giudizio a pelle. Ci vorrebbe un altro piatto. Chimicamente, buonissimo. Poco, sì. Buono, mi piace. Aspetto l'altro per fare un unico commento. Solo che dal punto di vista della cozza, infatti, ne è una sola. Mo c'ho pensato. No, c'è all'interno, c'è all'interno. Gianmarco. Un piatto molto ben equilibrato riguardo i sapori. La pancetta croccante si sposa molto bene con la cottura della pasta, della patata e anche con la sapidità del piatto in generale. Molto molto buono. Che è complesso fare perché la pancetta è molto salata, la cozza anche, insomma, è difficile equilibrare. Infatti è molto difficile equilibrare la salinità di questo piatto. Massimiliano, però, ti chiederei dal punto di vista proprio della consistenza, perché sì, lo trovo abbastanza cremoso, insomma, sì, no, è accorpato bene. Diciamo che ha avuto la capacità di amalgamare bene tutti i sapori, perché la croccantezza della pancetta con la cozza si legano bene, infatti poi ho cercato di prendere tutti i sapori proprio per avere un unicum. E che livello hai riscontrato? Buono, alto. Essendo tu, considerando noi siamo abituati che, all'alto livello di questa cucina, però tu sai, sei nuovo qui, quindi considerando che tra l'altro l'hanno preparato in 15 minuti davanti alle telecamere, con i fari puntati, eccetera, è stato sicuramente un ottimo risultato. È stato molto bravo anche perché ha fatto in modo che i gusti fra loro si sposassero bene, infatti, e che nessun ingrediente perdesse di gusto oltretutto. Quindi è riuscito a valorizzare tutti gli ingredienti. Io ho mangiato prima pasta con il bacon e mi ricordava la pasta e patate veramente, con quel gusto di cozze che è quello che io cercavo. Effettivamente sì, mi a sa questo che punto la sfida oggi è bella dura. Esatto, anche perché sta arrivando il secondo piatto che già vedo ha un impiattamento veramente cinematografico, ragazzi, possiamo dire, perché grazie. Allora, sembra una portata parliamo di un giapponese. Impiattamento speciale innanzitutto. Già lo voglio bene perché ha pensato a tutti e tre. Assolutamente. Ecco. Io a questo punto... Tenetene conto per i prossimi, fate tre porzioni. Io a questo punto, sperando di non fare danni, ma lo metto in mezzo, metto palla al centro. Bravissimo. Esattamente. Tra l'altro io direi, diciamo sin da subito, che questa è una scelta molto furba, no? Perché dà la possibilità a tutti e tre di provare, di assaggiare, certo. Assaggiare tutti gli ingredienti insieme. Eccoli all'opera. Se possiamo dire che intanto per te non è proprio, diciamo, la quantità a cui sei abituato tu, però... Di meno. Chef, cominci tu. Allora, qui sento più la pasta e patate, la classica pasta e patate. Lo salva l'alga, ecco. Si sente. Salva in che senso? Il sapore della cozza è più tenue in questo caso. E l'accentua con l'alga disidratata. Buon piatto. No, bisogna dire che comunque. Come è amalgamato, Massimiliano? È amalgamato bene, al pari dell'altro piatto.
però l'alga praticamente ha un odore predominante, cioè tu sovrasta anche, gli altri sapori? Li completa, non li sovrasta, non è come il pomodoro che ti copre i sapori, però la senti molto nel retrogusto, quindi quando lo assaggi e quando hai finito di mangiare senti proprio salire il sapore dell'alga. Gianmarco, il piatto è confezionato benissimo, senza dubbio, e c'è da dire che si sente tantissimo il gusto del mare in generale, quindi si sente tanto il gusto dell'alga, si sente tanto il gusto dell'acqua di cottura delle cozze. Più spostato sulla rivisitazione. Esattamente, esattamente. Ciò nonostante gli ingredienti sono ben equilibrati anche in questo piatto, e quindi notevole davvero la preparazione anche di questo piatto qui. Innanzitutto facciamo i complimenti ad entrambi. Allora, a questo punto l'applauso ci suggerisce il giudizio finale, come allora, recita la grafica. Allora, voto a Malvina, semplicemente sono tutti e due buonissimi piatti, solo perché lei ha usato di più, ha usato più ingredienti ed era più difficile far sentire il sentore del mare in questo caso. E l'ha completato con l'alga che mi piace. Brava. Malvina 1-0, Gianmarco. Allora, Malvina ha confezionato un piatto ottimo, predominanza del mare. Antonio è stato bravissimo, ha equilibrato i sapori perfettamente, tutti gli ingredienti del piatto. Io voto per Antonio. Perfetto, allora sfida l'ultimo sangue oggi, Massimiliano, a te il verdetto e la grande responsabilità di oggi per decretare il vincitore di questa. Mi fanno fare il cattivo. Oggi esatto. Sei ago della perché ti tocca. Perché il problema è questo. I ragazzi hanno dimostrato tutti e due grandi abilità manuali, fantasia, personalità. Perché basta pensare che il ragazzo Antonio ha scelto di non utilizzare alcuni ingredienti volontariamente, mentre viceversa la ragazza ne ha utilizzato uno in più che non era previsto, che era l'alga. Quindi rischio di affogare nell'indecisione. Non me ne vogliano, ma io mi oriento verso quello che poi il mio sapore, sono tutti e due buoni in egual misura, non sono buoni uguali in modo diverso. Giudice, oggi però, bisogna scegliere. E oggi bisogna scegliere. E a malincuore scelgo Antonio perché è più vicino ai miei sapori. A grande sorpresa, io credevo che votasse Malvina. A questo punto si aggiudica questa sfida Antonio, che ha realizzato un piatto, possiamo dire, ha vinto per l'equilibrio dei sapori, possiamo dire così. Sì. Insomma, vince questa puntata di Chef ai Fornelli. Antonio, grandi complimenti per lui, ma complimenti anche a Malvina che ha osato, che ha realizzato un piatto fantastico. Grazie naturalmente ai nostri giudici, nell'ordine Chef Ferio, come sempre, grazie, pronto, grazie, attento, grazie. E anche sulla scelta degli ingredienti, Massimiliano Rosati, titolare del Gran Caffè Gambrinus di Napoli e dell'omonimo ristorante Rosati, grazie, e poi naturalmente l'esperto Gianmarco Ravo, produttore televisivo con noi. Grazie a voi. A te, Mariù. Grazie Claudio, complimenti ai nostri ragazzi, complimenti a Malvina perché sei stata bravissima, complimenti anche ad Antonio Stretta di mano. Allora, per oggi vince Antonio, noi ringraziamo MD per gli ingredienti e ringraziamo anche, loro vincono un premio firmato Girlin Chef. Una stretta di mano vorrei che vi desse in questo momento perché siete stati tutti e due bravissimi. Attenzione, Antonio che oggi ha rappresentato l'Istituto Ferraioli di Napoli vince, perché così decide la giuria. Ma potete decidere anche voi direttamente da casa chi è il vostro vincitore, qual è il piatto migliore. Basta andare sulla nostra pagina di Facebook di Mattina 9, vedrete la schermata con le due foto e decidere di mettere o un cuore per quanto riguarda Antonio oppure la reazione dello smile per quanto riguarda Malvina Ruotolo. Cominceremo dalle 14 per scegliere il vostro preferito, il vostro piatto migliore, e fino a tempo lunedì prossimo, lunedì dopo le 14. Quindi vai con la vostra scelta migliore. Complimenti a te Antonio, complimenti a te Malvina, siete stati straordinari, impeccabili. A me è piaciuto il piatto di entrambi. Restate con Mattina 9 perché la mattinata prosegue dopo la pubblicità. Complimenti ragazzi, pubblicità.